Notizie che riguardano gli UFO o comunque l'ufologia in generale. In studio con noi Frediano Manzi, studioso di ufologia, con una particolare tesi in tema di esseri non ben identificati, che è quella che, secondo lui, i Visitors, li chiami così come la fortunata serie televisiva americana, i Visitors, tra virgolette, esistono. Frediano, il suo lavoro qual è però? Lei fa... Io sono commerciante di fiori. Ecco, per cui diciamolo subito, lei fa questa cosa, questo studio, da sempre come sua attività collaterale, come suo hobby, per cui non a casa devono star tranquilli che lei è soltanto uno studioso di questo genere, non ha nulla che le viene in tasca parlando di queste cose. Allora, come è nata questa sua passione per l'ufologia? Allora, la mia passione per l'ufologia è nata nel 78, quando, spinto diciamo da una molla irrefrenabile dentro di me, andai nella Germania, nella Foresta Nera, e fotografai formazioni di oggetti sulla Foresta Nera. Cioè, in questa visita hai iniziato a vedere delle cose strane, delle apparizioni? Sì, io ho sentito dentro di me un qualcosa che mi spingeva a recarmi in quel posto e ci sono andato. Ho capito. E ho visto e fotografato. Quindi era anche molto giovane nel 78? Sì, 18 anni avevo. Era una passione un po' da ragazzo, sì, però sì. Nel corso degli anni, diciamo, si è... Sì, l'ho sentita sempre di più, diciamo, volevo interessarmi di questo problema. Allora, la sua ricerca nello specifico è orientata verso un campo particolare, qual è? Sì, diciamo questo, nella presenza di atterraggi di oggetti volanti che avvengono un po' in tutto il mondo, in tutta Italia, ho notato una cosa molto particolare, che negli ultimi 15 anni si stanno vedendo presenze aliene di forme, diciamo, diverse da quelle fino adesso sconosciute. Però questo tipo di fenomenologia è concentrata in due zone ben precise. Oh. Nell'Irpinia, una. E poi lungo il collettore Padano, un'altra zona. Cosa intendi, diciamo, per collettore Padano? Collettore Padano, diciamo, è quella zona che divide le province di Ferrara e Rovigo, proprio il Po gli passa in mezzo e lo divide. E c'è, diciamo... E in queste due zone particolari, ecco qui, grazie alla nostra presentissima regia, ci mostra questa specie di cartina degli avvistamenti o dei ritrovamenti, perché si può parlare di veri e propri ritrovamenti in quanto lasciano anche delle tracce, delle orme. Queste. Sì, nella maggior parte dei casi troviamo delle impronte, diciamo, abbastanza anomale, anche molto grandi, che variano dai 40 cm alle 80. Quindi si tratta, diciamo, di qualcosa di molto grosso, molto alto, anche in base alle testimonianze che abbiamo potuto raccogliere. Allora, Frediano, in base a queste testimonianze, a queste cartine, a questi resoconti che le arrivano un po' da tutta Italia, lei è stato in grado di catalogare questi nostri visitatori in almeno tre categorie e abbiamo anche dei disegni che tentano di ricostruire... Sì, schizzi eseguiti anche dai testimoni. Ecco, schizzi testimoniali, diciamo, cioè come identikit eseguiti a caldo con dei testimoni. Vogliamo andare per categorie, grazie. Allora... Ecco, allora, questo qui appartiene alla prima, diciamo, categoria, che è quella rettiliana, dove troviamo la presenza di questo, diciamo, essere, un po', diciamo, nelle due zone che ho appena descritto, quindi collettore Padano, Rovigo e Ferrara e Irpinia. Ora, non vorremmo spaventare gli amici di Rovigo e di Ferrara, cioè... Sono stati avvistati soprattutto lì, però probabilmente... Sì, soprattutto lì. Ecco, questi sono i più simili a quelli che definiti visitors. Esatto, esatto. Ma abbiamo poi scoperto che persino il regista della fortunata serie televisiva aveva avuto un avvistamento del genere. Sì, infatti, io penso che lui si sia ispirato, diciamo, al suo incontro ravvicinato con questo essere qua per girare questa serie qui, che poi è stata fortunatissima, anche se ha scatenato un po' di panico un po' dappertutto comunque. Questi quanto sono alti o quanto sono lunghi? Questi, allora, secondo le testimonianze andiamo dai 2 metri ai 2,5 metri. E in base al calcolo, alla profondità dell'impronta lasciata sul terreno, riusciamo a stabilire anche, diciamo, il peso, che va dai 200 ai 250 kg. Quindi un essere molto grosso, molto robusto. Questa è la traccia dell'impronta. Ecco, questa qua è l'impronta, che è lunga 60 centimetri. Potrebbe essere, io faccio domande anche da profano, in alcune altre luoghi del mondo, tipo sull'Himalaya, eccetera, essere questo in un'altra forma il famoso uomo, lo Yeti, l'uomo delle nevi? Ecco, lo Yeti... Perché vedo che insomma certe sì, cose... Certo. Sì, certo. Lo Yeti, soprattutto in Italia, c'è la presenza, diciamo, del passaggio dello Yeti nelle zone dell'Irpinia, quindi nella Vellinese, sono stati visti anche da carabinieri, perché c'è stato un caso clamoroso nell'86 dove c'è stata una vera e propria ondata che è durata 15 giorni della presenza di questi esseri qua. Però in precedenza, 2 giorni prima che ci fosse, diciamo, si vedesse questo essere qua, c'era stato un atterraggio di un oggetto volante.
Quindi spesso si vedono prima questi avvistamenti, ecco, tutto quello che è ufologia, poi dopo si hanno tracce della comparsa di questi esseri. Abbiamo visto una categoria, ce ne sono altre due addirittura più terrificanti, secondo me. Possiamo vederle? Ecco, questo qui è uno schizzo ben fatto da un testimone che ha visto Alien. Questo. Assomiglia un po' Alien, un po' E.T.? No, assolutamente. E appartiene sempre alla forma rettiloide, essere alto 2 metri. E nell'Abruzzo, un testimone, in una zona interna dell'Abruzzo, un testimone ha visto, io cito quello che lui mi ha raccontato, certo, che ho potuto raccogliere come io sono di testimonianze, ha visto tre persone con sembianze umanoidi, cioè sembravano umane, staccarsi addirittura la pelle di dosso. Cioè proprio come, si sono tolti, se la sono strappati. E lui descrive gli esseri appunto come questo fatto. Ce n'è uno a forma di rapace, qual è questo? Sì, quello a forma di rapace se ne vedono un po' meno. L'ultimo caso risale proprio a pochissimo tempo fa, il 14 aprile di quest'anno. Questo è in Puglia, se non erro. No, non è in Puglia questo, sempre sul collettore padano questo che è stato visto. No, visto... Dicevo in Puglia perché il nostro tiritiello è spaventato. Ecco. È questo, è così? Orca, allora ci assomiglia e basta. Un pochettino. No, ci assomiglia. Certo. Chiedo scusa, noi per dovere di cronaca dobbiamo comunicare a lui tutti gli esseri strani che e allora noi abbiamo dovuto farlo vedere. Allora, no, questo rapace, facciamo... Certo. Il rapace è davvero particolare. Torniamo alla foto del rapace, questo. Questo è uno schizzo fatto sempre da un altro testimone del rapace. Però, secondo le testimonianze, come quella di due cacciatori che circa un mese fa si sono imbattuti in quest'essere qua e gli hanno addirittura scaricato addosso tutto il caricatore... Tutto il pallettone della... Sono praticamente scappati via sconvolti. Siamo andati sul posto e abbiamo trovato delle impronte di 40 centimetri, sempre... E sembrerebbe assomigliare più che altro a un pterodattilo, cioè un animale preistorico, cioè, uno di quei rapaci. Che arriva, prende la sua preda. Quelli col beccaccio molto lungo, insomma, ma, ecco, scusi, questa è l'impronta lasciata. Ma scusi, ma fanno anche dei danni, fanno delle... Beh, danni no, però secondo la mia tesi penso che siano ostili. Pensa che siano ostili? Che siano ostili, sì. Queste tre categorie penso di sì. Signor Frediano Manzi, perché siete sicuri che tutti questi avvistamenti e queste testimonianze non siano cause di visioni o di allucinazioni collettive o di, che ne so, spaventi dovuti da qualcosa d'altro? Vabbè, l'allucinazione collettiva diciamo che non lascia tracce al suolo sicuramente, questo non è possibile. Quindi ci sono delle tracce? Ci sono delle tracce bene anche evidenti. Poi penso che io ho raccolto circa 200 testimonianze, oddio, posso dare uno scarto del 20% su qualcuno che ha pensato di vedere qualcosa di strano, ma c'è una buona... Ecco, anche voi sfoltite, sì, un sì, po' è normale, certo, normale. Certo, che sono appunto, hanno visto qualcosa di veramente nuovo. E allora il perché in queste due zone lei non ce l'ha ancora risposto bene, perché adesso abbiamo lanciato una specie di allarme. Non vorrei che la provincia di Ravenna, Ferrara e tutta l'Irpinia stesse preoccupata. No, questi fatti sono avvenuti in quanti anni? 2-3 anni? No, stanno succedendo dall'86 ad adesso, ai giorni nostri. Cioè c'è un continuo, anzi c'è soprattutto in questi ultimi 3 mesi c'è un continuo, diciamo, aumento di... Ma non sarà mica legato... fotografie, dice Philippe Leroy. Questi sono disegni, sì, è vero. Voi avete anche materiale fotografico? Fotografico, sì, raccolto. Ma soprattutto tante impronte, tanti calchi che abbiamo trovato. Soprattutto calchi? Ho fatto tanti calchi delle impronte. Senta, non sarà mica legata all'attività parlamentare di questi ultimi 3 mesi? Questo non lo so. Gente che scappa, che vada con le... Può anche darsi. Può anche darsi. Lei ammette un po' di sorriso anche da parte nostra, però visto che lei è uno studioso vogliamo offrirle la possibilità di utilizzare la televisione per incrementare i suoi studi. Per cui se qualcuno ha segnalazioni, non ha voglia di farle perdere tempo, ma sono cose vere, a chi può rivolgersi? A lei? Si può rivolgere a me personalmente, che faccio parte del gruppo di ricerca ufologico Odissea 2001 in Milano. Odissea 2001 Milano. Milano. Oppure all'USAC di Rovigo, che... No, l'USL, L'USAC. Altrimenti vanno all'USL e vi mandano la mia. Che è quello che più direttamente si sta interessando dei casi. USAC di Rovigo. Fate riferimento all'intervista di Frediano Manzi avvenuta qui a ore 12. Speriamo di aumentare testimonianze fino, come diceva Filippo Leroy, vedere la fotografia. Sarebbe bello riuscire ad avere materiale più tangibile ancora. Sì, ma anche quando
in ufologia la fotografia non diventa mai una prova oggettiva. Lo so. Perché cercano sempre di screditare questo problema. E voi, perché non si affronta mai in maniera scientifica. Voi lo sapete, dovete un po' affrontare lo scetticismo. In prima persona c'è sulla nostra pelle. Tieni duro, Frediano, ma chiamatevi di fiori, non ce n'è nessun problema. Grazie.